E adesso? Non si dice. Beh, siamo cascati in una piscina, meglio di così non poteva andare. Il palazzo è questo, ma è la prima volta che vengo qui. Il ponte arriva direttamente dall'altra parte. Non conosco questi piani. Ok, tutto chiaro. Cerchiamo. Quindi c'è da salire ulteriormente? O scendere? Boh. Non è che magari c'è andare sott'acqua. No, perché la piscina mi pare veramente questa. Do un ultimo giro, ma anche dove si fa più fonda, la piscina è quella. Zio, però aiutami, no? Ci sarà un punto da dove arrivano. Eccolo. Che coglione che sono. Se il peggio è passato, abbiamo avuto fortuna. Forse non è fortuna. Forse sì, sì. Ecco. Alcuni lupi. Questo mi serviva. Li ho sentiti pregare. Che vuoi? Beh, io no. Se devo morire, morirò per me. Allora che ci fai qui? Perché sei tornato a prenderci? Perché vi volevo bene. Cosa? Non ci dovevi niente. Io sentivo il bisogno di aiutarvi. Ovviamente vuoto. Straccio al massimo. Lo specchio. Però se a questo punto fabbricassi questo, adesso posso prenderli. Genio. Aspetta che qui non siamo ancora stati. Aspetta. Uno, due, uno, otto, sette, nove. Vuol dire che c'è una cassaforte da qualche parte. Qua c'è una palestra. A caso, casissimo. Quell'uno, due, uno, otto, sette, nove sicuramente a qualcosa serve. Eccolo. Sapevo. 1, 2, 1, 8, 7, 9. Andate a vedere. Tac. Ha funzionato. Ok, 17 integratori. Quanti ne abbiamo? 18, quindi ci facciamo veramente una sega. Vedete che ho fatto bene a tornare indietro? Dobbiamo scendere da qui. Per forza. Dobbiamo solo arrivare in strada. Oh merda. È solo un cadavere. Uno dei tuoi? No, guarda i vestiti. Tieni. È buio qua giù. Oh, ecco come funziona. Aveva l'ordine di ripulire l'edificio. Fantastico, morto. Assatanato. Ci sono infetti nell'edificio. Scendiamo sempre con l'ascensore, quindi non saprei. Fantastico. Tre munizioni, bene così. Io qua un'esplorata gliela vado a dare, anzi no, scherzo. Qua qualcosa c'è per forza. Spore.
Merda. Io non ce l'ho. Non credete nelle maschere antigas? Negazionisti! Vediamo che cosa trovo. No, va da sola, no. Indietro. Del tutto. Se muori, resterò bloccato qui. Non muore. Allora prega per me. No, diecione così proprio. Ok. Maschera, maschera. Per ora niente. Poi dopo vedremo. C'è uno straccio, certo che Lara è infettata, no? Poi lo straccio con cui ti fai kit medici che è infettato lo usi. Bah. Pare molto strana sta cosa. Ok, le munizioni di fucile a pompa sono sempre buone. Questo palazzo è andato. Merda. Bello, il rumore è molto promettente. Promettente di bestemmie che stanno per arrivare, state a vedere. Alcol. Prendilo su. Non mi fa stare in ansia. Gatto. Bloccata. Dov'è? Ho sentito. Da destra. Otto integratori, ne ho 26. Ancora pochi. Servono almeno altri 14. Finalmente. Se proprio devi morire, non rompere la maschera. Poteva dargliela a Lev. Qui butta male. Direi malissimo. Non credi? Sopra non ci può andare. Mi sa che sono un po' in un vicolo cieco. 1903. È il numero della camera, non serve a nulla. Forse da sotto. Per forza. No, non direi. Il salto è troppo ampio. Già tema, poveraccia. Da sopra nemmeno. Cioè, c'ho il gatto in braccio, fate voi. C'ha paura anche te, eh? Però io non so proprio da dove. Boh. La maschera buona? Una maschera buona. Sembra a posto. Bene, torniamo da Lev. Godo.
Mi sono messo nella merda. Ok. Per me è che è stata una lezione d'istinto questa. Ok, vediamo che fare. Ti vedo. Ti vedo. Testa, pieno. Come fa a non morire? Raga, incredibile, non è morto. Pensi che non ti veda? È come se t'ho visto. Lurido coglione. Godo. Ho fatto il balzo anch'io per schivare. Bene, grazie. Quattro su quattro, certo. Non muore? Ok, muore. Un dardo. Sa che andremo avanti con quelli adesso. Brutte merde, brutte merde, brutte merde. Lo sapevo che eravate lì. Ok, morti tutti e due. Chi la dura la vince. Finiti, vero? Posso tornare dove eravamo prima? Ok. Lev. Ho un regalino. Aspetta. Beh, la macchia di sangue sulla mano è bellissima. Siamo troppo lenti. La fretta è pericolosa e non possiamo aiutare tua sorella da morti. A posto. Andrà bene. Vedi un modo per scendere? No. E adesso lo troviamo. Mi dispiace solo non essere andato più giù prima dalle scale, però vabbè. Hanno aperto la porta? Buono! Non c'è modo per scendere, ma c'è un modo per salire. Oh, quanti integratori? 9! Che palle, me ne basterebbero 3 in più. Lev. Perché lì più che altro ci potrebbe andare lui. Barra lei però. Non c'è. Dove sei? Ma è rimasto là? Basta, vaffanculo. Quello è un idrante. Lev, tiriamolo giù. Arrivo. Ah, la corda. Ok. Ok, io scendo. Sta attento. Ah, scendiamo? Puoi farcela. Che altro è dove scendiamo? Qua non credo sia fattibile, quindi giù.
Può scendere qui? Sì, buono. Clicker! Anzi, Bloater! Cazzo, pensavo fosse un serpente. Seguimi. Che la corrente sia quasi. Comunque, Ellie in confronto a Abby è molto più spericolata, cioè, gli piace proprio il pericolo. Invece Abby si trova quasi costretta. Cioè, molte cose la spaventano a morte. Questa è un'altra differenza tra i due personaggi. Lev, che famo? Di qua. Ok. Oddio. Ci ho premuto il tasto sbagliato, scusate. Allora, nulla. Affanculo. Sì, ho capito, ma io l'ho schivato però. Che bastardo. Lev, fai qualcosa. Stavo morendo. Kit medico, forza. Quel mostro stava crescendo nel muro. Esatto. Odio i demoni. Analisi perfetta. Non dirlo a me. Dai, però ci sono alcuni demoni simpatici, tipo quello che suona nei Kiss, per me è simpaticissimo. Ok, terra in questa stanzetta. Secondo te quanti piani ci restano da scendere? Speriamo pochi. Ok, che faccio? Salto? Salto. Merda. Oh! E fallo fuori, cazzo. Oh. Oh, quanti pezzi. Dov'è l'altra merda? Laggiù. Via. Scappa. Scappa, zio. Ok, giù. Di qua. Tanto poi ci sarà il Bloater sicuro. 7 integratori, no, 42. Ok. Velocità in movimento, perfetto. Se tipo facessi... Ah, non ce l'ho. Fantastico. I pugnali mi servono. Qua se salto muoio, quindi torno indietro. E vado di qua. Sento il rumore del Bloater. È laggiù, vero? Potete dargli il benvenuto. Così. È morto. Godo. Minchia. Ok. Ricarica. Molto così era meglio peggio, ma ha funzionato. Tutto ok lì dietro? Sì. Munizioni, vi prego. Le tre pezzi. Utili, però.
In questo momento non so se sono la soluzione migliore che si possa chiedere. Ok, di qua. Oh, è una tortura. Salto. Cioè, ma tutto questo in questo palazzo. Pugnale. Vaffanculo. Non abbiamo ancora trovato quello che stavamo cercando. Due, e fammi creare un altro kit medico. Continua. La salute era critica. Sono quasi in strada. Oh, grazie della notizia. Che bello. Però qua dove vado? Di qua. Quando comincio a tremare c'è da cambiare lato dell'equilibrio. Qua dentro c'è qualcosa? No, grazie. Ok, giù. Diciassette integratori, buono. Aspetta, ce n'è degli altri. Totale 23. Ma sono pochi, ne mancano ancora 5 che mi auguro poter trovare in tempi abbastanza brevi. Così ci potenziamo ulteriormente. Ok, qua cosa c'è? Sconfitto la vecchia guardia. Alcol. La Fedra, sì. So che tortura le persone. Preferisco non parlarne ora. Ok. Tu hai mai torturato qualcuno? Lev, pensiamo solo a uscire. Sì, ha torturato Joel. E ce l'abbiamo ancora qua, questa cosa che ha torturato Joel. Attenzione, attenzione. Niente. Non devi camminare sulla tastiera, Molly. Giù. Ancora più giù. Una bella arma. Cos'è? Lanciafiamme. Sì, ci avevamo The Last of Us 1. Cosa hai trovato? Il lanciafiamme. Sputano fuoco? Esatto. Hanno trovato ovviamente le munizioni anche per questo, cioè non è che te le regalano, eh? Il gatto che è qui col ventilatore in faccia, no, ma non lo vedete perché è coperto dalla face cam, cioè insomma perché fuori dall'inquadratura, però il gatto è qui. Porca troia, ci sono troppi demoni. Cerchiamo un modo per uscire da qui. Che bruci. Ok. Pugnale. Occhio. Merda, sono. Qua sono ancora più nella merda perché c'ho da tutti i lati. Brava. Muori. Cazzo, lancia le cose. Per fortuna uno spazio di manovra è abbastanza grosso. Vaffanculo anche te. Di qua. L'ho visto, sai. Cazzo, ho sprecato una munizione però. Che devo fare?
Sti cosi che nascono dalle pareti spesso e volentieri sono peggio dei clicker. Ok, altre due munizioni ce l'abbiamo. Bene così. E voglio il cazzo di bestione. Uffa. Muori così. Niente, non muore, cazzo. Oh, che schiaffo che mi ha tirato. Cura rapida. Rapida, si fa per dire. Dimmi che è morto. Non è morto. Non è morto, raga, non è morto. Madonna, come ti incendio. Dimmi che morite tutte e due. Di qua. Altro kit medico che se ne andrà a fanculo. E non muore. Ma che cazzo è sta roba? Dimmi che... Oh, sì! Dai così! Molly, mi sta giù. Ce l'abbiamo fatta! Quel demone è morto! Puoi dire. Già, vero? Oddio. Sei stata morsa? No. No. Io sono brava. Quel no sembrava un forse. Sto bene, giuro. Sono solo scosso. Sei stato bravo. Via, scappiamo di qui. Sembrava un bloater, ma vabbè. Questo palazzo. Sottoscrivo. Adesso si stacca sicuro. Non è finita la nostra avventura, ovvio che no. Sì, deciditi però dove vuoi andare, eh. Sbagliato. Puoi togliere la maschera. Ti ringrazio. Prego. Alcol. E anche la monetina del Wisconsin. Cioè, praticamente di tutti gli stati dell'America, forse non si era capito. Dove si scende? Fottite ne scendi. L'ospedale. Eccolo lì. Già. Ce l'abbiamo fatta. Vero anche questo. Vedi quell'ascensore? Quale? Sì. Dovevamo passare da lì. Dovevamo. Calma, Lev. Non raccontiamo agli altri cosa è successo. No, tranquilli. Non deve saperlo. Sei un bravo fratello. Posso chiederti una cosa? Ok. Ma glielo chiede. Ti sei pentito di esserti rasato? No. I rimpianti non sono permessi. Lev. Ma dovevo scappare subito. Invece ho coinvolto Yara in questa storia.
Ora sarebbe a casa a badare a nostra madre. La vostra mamma. Che non c'è più. Bisogno di cure. Accudire la madre è un nostro dovere. Ah, c'è, ok. Che lei possa guidarvi ancora. Finiti gli scontri, spero. Siamo fuori? Vedo gli alberi. Siamo fuori, sì. C'è una postazione. Ora devi aspettarmi qui. Che? No, perché? Perché vogliono ammazzarti. Come vogliono una rivincita a Backgammon. Cos'è il Backgammon? Uso l'ingresso principale. Prendo tutto e torno indietro. Tu aspettami qui, ok? Sì. Hai capito? Minchia, che tuffo. Ok. Allora, andiamocene. E allora navighiamo verso questo posto. Sicuramente Abby sarà riconosciuta, quindi spero ci sia una cutscene bella lunga e buona. Anche perché penso che l'abbiamo già passata abbastanza, quindi... Non per dire, ma... Ci meritiamo anche un attimo di relax. Sono io. Sono un lupo! Non sparare! Sono io! Abby! Ecco. È Abby! Merda! È sola? Apri il cancello! Ehi, gente! Cazzo, sei venuta a nuoto? No, volando. Mi servirebbero un po' di medicinali. Me li ha chiesti Isaac. Tutta questa roba va proprio a Isaac. Che gli serve? Non posso parlarne. È una cosa dell'avamposto. Beh, è tutto pronto al trasferimento. Dai un occhio e vedi se qualcuno ha quel che cerchi. Ehi, no range. Vediamo un po'. L'avrebbero trasferita. È appena partita con l'ultimo mezzo, ma tornerà. Ok, grazie. Ok, sorry. Forse fanno il lavaggio del cervello a chiunque... Stanno bruciando un morto, che succede? No, vabbè, assurdo. Chi è che mi vuole parlare? Ciao, tizia. Stecche, abbassa lingua, padelle. Padelle? Chirurgico. Sì, dentro ho visto qualcosa del genere. Grazie. Ok. Non ci posso camminare qua sopra, no. Però, se non fosse in cutscene mod, sì. Sì, un piano alla volta. Ci sono ancora scorte lì. Sicuro. Mancano ancora. Grazie per avermelo detto. Oh, chi c'è? Anche tu sei... Già vista questa. Sì, bel viaggetto. Mi servono medicinali. Sai dirmi dove posso andare? Abby, ho parlato con Isaac. Ti aspetta all'avamposto. Fammi parlare con lui. Lo farai di persona. Rientra il prossimo carico. Mi spiace. Cosa stai facendo? Ha disertato da ieri. Dammi le mani. Cazzo. Addio, Lev. Arrestata da suoi stessi amici. Così ti lusserai la spalla. Nora. Wow. Non pensavo ti saresti inimicata, Isaac. Hai visto Owen all'acquario? Ho parlato con Manny. Mi servono i medicinali. Perché? Che gli è successo? Sindrome compartimentale. Braccio frantumato. Non lo stai curando tu, vero? Mel, non c'è molto tempo. Gesù.
Molte delle scorte sono state imballate e spedite. Fantastico, di male in peggio. Cosa? Non abbiamo ancora liberato i piani bassi. Troverò qualcosa. Sì, probabile, ma... c'è un casino là sotto. Fantastico. Ce la farò. Se ti scoprono... Io non sapevo niente di questo, ma certo. Dai, vieni. Ti stai mettendo in una brutta posizione, Cazzo. Già. Fortuna che sta con una dottoressa. Mel si è ripresa. Ripresa? Era messa male dopo aver parlato con Isaac. Ha parlato con Isaac? Dopo la tua partenza, Isaac ci ha interrogati tutti. A lei è andata male. Qualcuno ha parlato? No. Nora. Dove andate? Cazzo succede? A prendere Abby. La barca è pronta a partire. Ho ancora delle casse al secondo piano. Potreste prenderle voi? La barca è piena. Dai, non voglio stare qui tutto il giorno. Va bene. Grazie. Botta di culo. Sono andati. E tu stai bene? Ma non è così cattiva Nora però, Manny era preoccupato per te. Sa che sono qui. Lo scoprirà presto. Dopo che Mel avrà amputato quel braccio, cosa farà Owen? Un attimo. Tutto tranquillo. Ok, allora... l'ho sentito parlare di Santa Barbara. Lo sa che sono tutte cazzate, vero? Mi dispiace tanto per Mel. Sì. Anche a me. Ok, qui abbiamo la terapia intensiva, un centro emergenze e qualche sala operatoria. Beh, tutto pulito, ovviamente. C'è un motivo se non siamo entrati in questa zona. Era l'epicentro del contagio. Hanno portato qui gli infetti prima di capire il problema. Sarà un inferno di funghi. Fantastico. Adesso ci porterà alla porta e ci dirà buona avventura. Sicuramente. Tanto lo so che lo fa. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Ci vediamo alla base. Presto, spero. Ma sì. Faccia la bambina che c'ha. Ok, da dove iniziamo?